L'artista esistenzialista, 16 agosto, ore 20:03, 15 giorni di fuoco tra la Juve e Milinkovic-Savic. Io credo che, a parte questa decisione, 15 giorni di fuoco, io dico deadline 25 di agosto, 25-28, io credo che l'ultima settimana di agosto sia quella un po' particolare per dati di valutazioni che già sono state fatte, perché gli incontri fra Kezman, il procuratore di Milinkovic-Savic e Cherubini non sono quattro, ma alcuni dicono addirittura sei. Sono limati tutte quelle che sono le valutazioni sull'ingaggio e quant'altro. Tranquillamente l'ingaggio potrebbe anche salire, diciamo, a quello che è un top player a tutti gli effetti, non è quello il problema. Signori, il problema è la moneta sonante che la Juve non ha attualmente a disposizione, ma se la Juve riesce a vendere, diciamo, Arthur, anche meglio ancora, McKennie, 30-35 milioni di euro, io credo 30 più bonus, o i 25 di Zakaria, in Inghilterra, signori, avevo un tot di una bella somma di denaro, un tesoretto a poter investire, signori. Perché vi dico, la mia idea è che McKennie, io dico sempre Tottenham, è impensabile che il Tottenham possa prendere Zaniolo o Milinkovic-Savic, sono giocatori di prima fascia che vogliono andare a giocare da un'altra parte, ve lo dico tranquillamente. Barcellona, Real Madrid, Chelsea, quello che volete, in Italia, la Juve, forse l'Inter, volendo l'Inter, fate pure, ok. E quindi queste sono un pochettino le squadre interessate a questi tipi di giocatori. Questi giocatori sono interessati a questi tipi di squadre che fanno la Champions League, ok, c'è un tipo di spessore e quant'altro, non quelli che sono di seconda fascia. Quindi io credo che arrivando a McKennie lì a 30, 35 milioni di euro, 30 milioni di euro più bonus, fate voi, oppure qualche altra squadra inglese si sveglia per Zakaria, avresti la somma intera, tutti 60 milioni di euro da poter, entrambi, attenzione, da poter dare a Lotito. Quella sarebbe la situazione ottimale, complicata davvero. Con uno dei due, meglio ancora McKennie, a 35 potresti dare magari fare un prestito oneroso, diciamo, con obbligo di riscatto. È un po' allergico lì Lotito, ma è una possibilità. A quella somma potresti aggiungere qualche giovane, diciamo, interessante della Juventus B o giù di lì, come la volete chiamare, insomma, dell'Under 23. Sicuramente il nome di Rovella è un nome che a loro interessa, sperando non vada a Monza. Se lui ve lo porta a Monza è perché probabilmente non ha queste grandissime speranze su Milinkovic-Savic o vuole fare diversamente. Nicolò Fagioli, a meno che poi non rientri nell'organigramma Juve, questo noi risulta che dovrebbe rimanere lì dov'è. Ci sono tanti giovani, Solela, Graca, eccetera, eccetera. Io credo che sia una situazione fattibile per la Lazio, uno e mezzo all'anno, un ingaggio di 1 milione di euro e mezzo all'anno, tra l'altro anche molto più bassi, insomma, questi ragazzi, l'ingaggio annuale, quindi potrebbe essere una soluzione quei 35 milioni di euro e magari qualche giocatore di questi, anche se poi l'idea dello Tito è sempre la stessa, cioè 60 tutti cash. Complicato, complicato, ma dalle ultime situazioni che hanno riguardato la terapia conservativa, diciamo delicata, complicata, di Pogba, diciamo la contrattura, barra stiramento, bisognerà vedere, che ha riguardato l'adduttore di Miguel Angel Di Maria, attualmente la situazione è molto molto complicata e la Juve credo che voglia fare più di un pensierino, lo sta facendo, lo farà sicuramente negli ultimi giorni di mercato, farà il possibile trovare la quadra per Milinkovic-Savic. Ripeto, non sono situazioni a caso. Sì, Milinkovic-Savic è un giocatore che vuole giocare alla Champions League, nella sua testa c'ha l'idea magari del pallone d'oro e quant'altro, un giocatore forte fisicamente, sinistro, destro, forte di testa, e ripeto, lì andrebbe a cambiare totalmente diciamo quello che è l'idea del centrocampo della Juve, in un momento abbastanza delicato che può riguardare sia Pogba che Di Maria, che vanno monitorati. Ripeto, io mi aspetto gli ultimi 5 giorni, 3-5 giorni davvero di fuoco. Io farei il possibile di portare, secondo me, Milinkovic-Savic a Torino. Ripeto, con un paio di cessioni siamo a cavallo, senza quelle diventa tutto tremendamente complicato. L'artista esistenzialista, buona serata a tutti.